Essere sia mamma che manager comporta sicuramente un raddoppio delle responsabilità e dalla mia esperienza posso dire con certezza che è possibile conciliare entrambi i ruoli, mantenendo intatta ogni parte di sé. La chiave per me è un'ottima organizzazione e avere al mio fianco un partner che vive la genitorialità in modo paritario, condividendo con me impegni e responsabilità familiari. Ciò che fa davvero la differenza, rendendo poi tutto realtà, è un ambiente lavorativo flessibile, come il gruppo Rico di cui faccio parte, che presta una grande attenzione alle necessità di noi genitori, offrendo modalità di lavoro più elastiche, in grado di favorire un sano equilibrio tra vita professionale e personale. Credo che il diritto di trovare un equilibrio soddisfacente tra carriera e famiglia debba essere di tutti indistintamente, sia uomini che donne. E quante più donne vedremo affermarsi nel mondo del lavoro, uomini assumersi un ruolo attivo nella gestione familiare e aziende supportare la genitorialità, tanto più facilmente questo diritto potrà diventare una realtà per tutti. Desidero condividere qualche mia riflessione sul tema della genitorialità. Prima di tutto, come genitore di figli grandi, apprezzo veramente tanto quello che oggi è la flessibilità di tutta una serie di aziende virtuose, e Rico è sicuramente di questa, che permettono di stare più vicini ai nostri figli e alle nostre famiglie. Considero i genitori come degli insegnanti non tanto a parole, tanto quanto su quello che fanno vedere tutti i santi giorni in termini di azione. Con questo, ad esempio, io ho imparato molto dai miei genitori l'importanza di una ripartizione equa dei ruoli all'interno della famiglia che abbiano marito e moglie. A livello invece di educazione dei figli ho tre punti che mi piace sottolineare. La prima è il rafforzamento e la valorizzazione della propria unicità. Ogni figlio è unicum rispetto agli altri. Un altro elemento è quello della diversità, diversità che sia di genere o diversità di modi di pensare. Questo è sicuramente molto utile perché ai nostri ragazzi insegniamo a migliorarsi come individui all'interno della famiglia e quello che è importante a livello aziendale porta degli spunti per continuare ad innovare. Ultimo, ma non meno importante, è il rafforzamento quotidiano dell'autostima. Noi siamo assolutamente, noi quando dico noi, io e mia moglie, siamo assolutamente convinti dell'importanza perché questo dà più serenità ai nostri figli nell'affrontare quelle che sono le avventure e le sfide della vita. Viviamo e lavoriamo in un periodo in cui la madre di tutte le osservazioni potrebbe essere: non ho tempo sufficiente per fare nulla. È pur vero che 24 ore al giorno, senza distinzione di età e di genere, le abbiamo tutti. Ma come fare allora a conciliare impegni personali con impegni professionali? Chi di noi non si è trovato in una situazione in cui, mentre partiva un importante call, è stato richiamato all'attenzione del proprio figlio, oppure, mentre era impegnato al telefono con un cliente piuttosto che con un collega, ha dovuto gestire emergenze familiari improvvise, altro che multitasking. Da circa 18 anni lavoro con il gruppo Rico e mi occupo di vendite, ma al tempo stesso sono padre e marito. Sono oltretutto figlio di un'epoca in cui il diritto al congedo parentale non era riconosciuto proprio a tutti, ma creare un rapporto di fiducia con la mia azienda è stato fondamentale per creare i presupposti che mi portano a dire: amo quello che faccio. D'altronde non c'è nulla di più entusiasmante che ottenere un buon risultato professionale con il sorriso di un bambino. Come mamma di due ragazzine e come persona che lavora oramai da più di 20 anni, posso affermare con certezza che la felicità passi anche dalla soddisfazione che ognuno di noi trae nel lavoro che svolge ogni giorno. Ritengo che sia sintomo di grande civiltà che una collettività non imponga a nessuno di scegliere tra il proprio lavoro e il bisogno naturale di essere genitore. Come mamma e manager penso che ai neogenitori vada concesso tempo, ma anche comprensione e sostegno. E aiuto nel sentirsi sempre ingaggiati e parte di un team, anche se magari si è meno fisicamente presenti. Penso anche che sia necessario confrontarsi per rimanere focalizzati sugli obiettivi, sulle priorità, soprattutto nei primi anni di vita dei bimbi, poiché è importante riuscire ad arrivare a un'organizzazione che porti a una work-life balance efficace. La tecnologia ora ci viene in aiuto, è possibile connettersi, è possibile collaborare, è possibile lavorare da remoto. Agendo in questo modo non solo riusciremo ad avere dipendenti ingaggiati, felici e soddisfatti, ma anche genitori che cresceranno nuove generazioni felici,
intraprendenti, sicure di sé e del futuro che li attende.